Senatore Gaetano Quagliariello, che lezione traete da questo voto in Abruzzo? Innanzitutto la prima lezione è che quando ci si mette la faccia, la testa e soprattutto il cuore, in politica i risultati vengono. Nessuno pensava, sperava, anche nel nostro campo, tranne pochi, che fosse possibile vincere. Mi darete atto che io l'ho detto dal primo giorno. Eravamo testimoni. E invece ce l'abbiamo fatta. La seconda lezione è che il risultato di Grillo non deve essere messo da parte. Non solo perché abbiamo conquistato una vittoria, dobbiamo dimenticare il messaggio che ci hanno voluto dare gli elettori sul fronte del rinnovamento delle regole, del buon governo, della qualità e dell'onestà della classe politica. Su questo dobbiamo dare risposta. Adesso si riparte per la campagna elettorale per le regionali? Sì, immediatamente. In realtà abbiamo già lanciato la campagna per le regionali. Una delle chiavi che ci ha portato al successo è che in questa campagna tanti abruzzesi hanno appreso che cosa abbiamo fatto in regione, qual è stato il lavoro di questa giunta. E devo dire che questo è da una parte un elemento del quale rallegrarsi, dall'altra è anche un elemento sul quale riflettere, perché dobbiamo migliorare sul versante della comunicazione. Le cose non solo si devono fare, ovviamente questo è il più importante, ma in politica le si deve anche saper comunicare. Pensate così di riprendere la fetta di voti persi? Sì, tenga conto che noi abbiamo perso una fetta di voti notevole rispetto alle scorse elezioni. È anche vero che rispetto a un mese fa ne abbiamo acquistati tanti, quindi dobbiamo andare avanti nell'operazione di recupero, non ci dobbiamo fermare. Senta, in Abruzzo avete parlato di due emergenze territoriali per le quali lavorare: Pescara con i problemi del porto e L'Aquila alla ricostruzione. Sono impegni che abbiamo assunto, che vogliamo portare avanti, o quantomeno vogliamo dimostrare fino in fondo il nostro impegno. Io stamattina, proprio stamattina, ho sentito il vicepresidente Tajani per aggiornarmi sulla pratica in Europa, e questo è il modo col quale intendiamo continuare su queste due pratiche anche nei prossimi giorni. Grazie a me. Pippo Piccone, lei è anche coordinatore regionale del PDL in Abruzzo, dunque il PDL ha perso voti ma ha tenuto molto bene, soprattutto in provincia dell'Aquila. È stata una grande soddisfazione perché abbiamo avuto un risultato importante, un risultato che ci fa ben sperare per il futuro. Ovviamente bisogna cogliere questo moto di protesta di Grillo, farlo proprio e trasformarlo in qualche cosa che viene apprezzato dalla nostra comunità. Noi ci cimenteremo in questo esercizio. Quagliariello ha ringraziato gli organi di partito per come hanno reagito anche con maturità, ha detto, alle critiche interne e alle tensioni. Quanto hanno contato queste critiche nel risultato elettorale? Ma come sempre, per quanto mi riguarda, io ho cercato di tenere un profilo più utile al partito che alla mia figura, e in qualche modo hanno, come dire, esercitato anche un pungolo importante, perché insomma, si arrivasse a una vittoria che io speravo di avere e contavo di avere, e l'abbiamo ottenuta. Cambierà qualcosa nel panorama interno del PDL in Abruzzo? Io credo proprio di no. Credo proprio di no. Fabrizio Di Stefano, da senatore ad onorevole, grande gioia nel PDL, lei ha detto è un risultato che andava contro le previsioni della vigilia, quindi grande entusiasmo, ma rimaniamo con i piedi per terra. Assolutamente sì, noi dobbiamo ripartire dal dato politico elettorale del 2008. Avevamo molti consensi, ne siamo riusciti a riportare a casa una grande parte, possiamo, soprattutto in prospettiva delle regionali
gennaio dell'anno prossimo possiamo e dobbiamo lavorare per andare a recuperare anche quegli alti consensi, non trascurando quelli che ci sono stati dati. In un quadro dove ci davano per spacciati, dove nessun sondaggio pensava a darci un risultato positivo, dove il Senato soprattutto sembrava che ci fosse un solo seggio, forse manco quello addirittura, dove i Soloni già pronosticavano e fantasticavano un centrodestra massacrato, dove pure qualcuno ha lavorato contro perché con polemiche assurde, polemiche personalistiche non ha agevolato l'opera del partito, ma dove il partito con i suoi militanti, la sua base, ma anche, se permettete, anche con la sua classe dirigente, ha dimostrato di essere ancora forte, ben radicato e di aver saputo giocare la sfida fino in fondo e in questo caso di vincerla. Eravate primi come PDL in Abruzzo alle scorse elezioni, adesso non siete più primi ma siete comunque tra i primi PDL in tutta la nazione. Beh, non siamo più i primi, abbiamo perché il discorso è cambiato come coalizione. Oggi, 5 anni fa, non eravamo in coalizione con nessuno ed eravamo primi. Quest'anno in coalizione abbiamo avuto dei partiti alleati che hanno avuto degli ottimi risultati in Abruzzo, penso Fratelli d'Italia, ciò nonostante siamo di gran lunga sopra la media nazionale e siamo tra i primissimi ancora una volta in Italia. Credo che questo la dica lunga sul valore, sulla qualità dell'azione politica messa in campo da questo coordinamento regionale che ha anche le spalle grandi per sentirsi e per reggersi molte critiche, ma che poi viene gratificata dal risultato dei numeri, e i numeri parlano molto chiaro a favore di questo popolo della libertà. Paola Pelino, un salto di qualità possiamo dire dalla Camera al Senato. Lei comunque aveva detto in conferenza stampa, aveva particolarmente insistito sul risultato del PDL all'Aquila, aveva fatto anche un accenno con la Pezzopane. Sì, beh, soltanto perché il PD ha sempre usato polemiche contro il nostro governo Berlusconi e quindi devo dire che il risultato oggi attesta esattamente il contrario, nonostante loro governino anche la città, e questo mi dispiace perché sappiamo perfettamente ciò che Berlusconi ha fatto per l'Aquila nella prima fase, che appunto è stata quella dell'emergenza, quello che ha fatto e continua a fare lo stesso Gianni Letta, che ha sempre fatto parte del governo Berlusconi, e da non ultimo il commissario Chiodi. Insomma, quindi a volte sono polemiche strumentali che non servono veramente a nulla, e il risultato dell'Aquila è stato il migliore del PDL in tutto l'Abruzzo. Federica Chiavaroli, una tra le più giovani senatrici del PDL, un risultato che è riuscita ad ottenere all'ultimo momento, è stata una lotta all'ultimo voto con Fratelli d'Italia. Sì, è stata per questo un'esperienza ancora più entusiasmante, una vittoria davvero inaspettata che è frutto del grande lavoro e della grande passione, del grande entusiasmo che ci ha messo sicuramente il nostro presidente Berlusconi, ma è anche frutto del lavoro che noi abbiamo fatto qui in Abruzzo al governo della regione, che è stato riconosciuto sicuramente dai nostri elettori, e anche dell'impegno che tutti quanti abbiamo profuso in questa campagna elettorale senza avere timore di andare tra la gente, di confrontarci, e questo ci ha premiato. Il risultato sarebbe stato più rotondo se qualche alleato avesse corso con voi, lei ieri ha fatto riferimento a Carlo Masci. Sicuramente sì, il fatto che abbiamo vinto anche da soli rafforza ancora di più questo risultato. Certo, adesso speriamo che Carlo Masci torni nella sua area naturale, che è quella di centrodestra, e torni con noi, lui è assessore regionale, governa con noi la città, la provincia, quindi noi aspettiamo che torni nelle nostre fila già da subito. Antonio Razzi, nonostante tutte le critiche, lei ha detto di sentirsi come un portafortuna. Ma infatti ho detto prima, io nei vari passaggi della mia vita, guarda caso, ho sempre vinto. Ecco perché credo che qualcuno lassù mi ama e mi vuole proteggere e mi vuole far vincere in qualsiasi competizione. Ha ricordato anche quando è partito proprio dalla stazione di Pescara per andare a fare l'operaio in Svizzera. Sì, nel 1965, il 7 ottobre del 1965,
dove qui davanti, a pochi centinaia di metri, c'era la stazione di Pescara, dove sono partita una delle prime volte che sono venuto a Pescara, perché non era possibile venire a Pescara a passare le vacanze o andare al mare, perché non avevo nemmeno la bicicletta. E oggi, diciamo, me lo ricorda, perché c'è rimasto ancora un pezzettino di quella vecchia stazione, e un ricordo anche piacevole. Io credo che sono cose belle, che nella vita non si ottiene niente se non fai niente, e io ho dato tanto nella mia vita, e io credo che ed è giusto che magari il Signore mi compensa dove sono arrivato.